Come si può insegnare la praticità soprattutto tramite un video? A cosa serve fare un video nel quale devo spiegarvi come si investe nel mondo delle aste immobiliari se poi la vera difficoltà non è tecnico-legale, ma la vera difficoltà risiede nella praticità? Come si può insegnare la praticità soprattutto tramite un video? È da poco tempo che sono qui su YouTube, però mi sono reso conto che dedico molto più tempo a guardare i video nel mio settore fatti da altri rispetto a quanto dedico per crearne dei miei. E puntualmente mi pongo sempre la stessa domanda alla conclusione di ogni visione, e cioè, una persona, soprattutto un neofita, è in grado di poter investire nel mondo delle aste immobiliari? Ha preso tutti gli strumenti che gli servono, ha ora le conoscenze e le capacità per poter portare a termine un'operazione in maniera profittevole senza ritrovarsi ad aver fatto un guaio? Il mondo di YouTube è pieno di video tutorial che spiegano di tutto, da come si accende il fuoco nei boschi, a come si costruisce una bomba nucleare, a come si partecipa ad un'asta immobiliare. Poi nello specifico possiamo, grazie a YouTube, accedere a tutti gli strumenti e tecnicismi che servono per realizzare un qualcosa. Però poi dobbiamo essere onesti con noi stessi e capire perché comunque c'è sempre qualcuno che è più bravo di noi in qualcosa, nel fare un qualcosa. L'unica cosa che ti rende più bravo di qualcun altro quando entrambi hanno la stessa conoscenza teorica è sicuramente la praticità che ti aiuta a fare la differenza. È tutto nell'esecuzione, è tutto nella cura dei dettagli, è tutto risiede nell'esperienza. Quindi non esiste video che può insegnare o dare la praticità che serve. Purtroppo, per fortuna, per avere quella praticità serve solo del tempo. Bisogna dedicare tanto tempo, con tanta determinazione, con tanta pazienza, con tanta attenzione ai particolari per poter fare poi la differenza in quello che si fa. Milioni di persone hanno visto video su come si fa, come si cerca, come si porta a termine un'operazione immobiliare di successo. Però poi ci sono altrettante persone che non fanno soldi nell'immobiliare e poi altri invece che fanno operazioni profittevoli. Eppure abbiamo tutti la stessa teoria e le stesse conoscenze. Quello che ci differenzia è come mettiamo in pratica quelle conoscenze, il nostro stile, la nostra personalità, le nostre decisioni nel gestire gli imprevisti che poi ci fanno fare la differenza nella vita reale. Quindi altrettanto io non sono in grado tramite un video di poter mettere te, video ascoltatore, nelle condizioni di fare operazioni immobiliari e di riuscire ad avere gli stessi risultati come se la stessi gestendo io. Dal 2007 mi occupo di aste immobiliari. Negli anni mi sono specializzato nella difesa del debitore esecutato. Tale specializzazione mi ha permesso di essere un punto di riferimento per tutti gli investitori che vogliono fare operazioni in preasta. Per spiegarvi poi cosa intendo io per preasta, posso dirvi che alcuni di voi identificano nella saldo e stralcio, che poi su questa cosa della saldo e stralcio c'è un mondo da dire. In questo episodio semplicemente mi limiterò a dirvi che le saldo e stralcio vengono comunemente usate in maniera impropria. Il saldo e stralcio è uno solo dei tanti mezzi o metodi attraverso il quale si può raggiungere un risultato. Ad esempio, io prediligo molto di più le cessioni del credito. Comunque non mi dilungo in questo perché sarà forse oggetto di un altro video qui sul canale YouTube. E quindi, se anche voi condividete questo mio concetto espresso finora, mi chiederete bene, allora quale può essere la soluzione? Cosa serve per diventare profittevoli realmente? Signore e signori, ragazzi e ragazze, serve la gavetta. Attenzione, ho detto gavetta, non corso di formazione. Rimango sempre più allibito da quante persone spendono migliaia e migliaia di euro per dei corsi di formazione e poi, almeno spero, comprendono che hanno solo ricevuto più teoria rispetto a un video. Ma di pratica non c'è nulla. Ma poi questi corsi di formazione che organizzano questi formatori a volte hanno del paradossale. Hanno l'abilità di farsi pagare migliaia e migliaia di euro da un cliente o, come li chiamano loro, un alunno, e scusatemi, permettetemi il termine, la sfacciataggine di insegnare nella stessa maniera una persona che proviene da Bolzano e una persona che proviene da Palermo. Cioè loro si mettono su questo palco e hanno la presunzione di poter realmente dare qualcosa di importante, qualcosa di che veramente aiuti a fare la differenza, parlando, spiegando nello stesso modo a una persona completamente diversa l'una dall'altra.
E poi è qui che rientrano le mie nottate insonne nelle quali penso: chi è la persona più strana? Colui che ha pagato migliaia di euro per ascoltare questo formatore? O è più strano, per non dire altro, il formatore che si prende migliaia di euro per dire le stesse cose a tutti nello stesso modo e nella stessa maniera? Comunque, nell'andare avanti posso dirvi e vi riconfermo che secondo il mio punto di vista sarà sempre la gavetta a fare la differenza. Grazie alla gavetta avrete, o meglio, acquisirete tutti gli strumenti necessari che serviranno per diventare un riferimento nel vostro lavoro. Non vi nascondo che anche io, avendo in passato mi hanno pagato per ricevere formazione. La mia formazione è sempre stata diversa. In primis non ho mai voluto e né ho mai cercato di fare formazione plateale. Quando ho avuto qualcuno a cui insegnare il mio lavoro, l'ho sempre fatto in maniera one to one, cioè di persona, a quattro occhi. E il primo mio step era quello di comprendere chi avevo di fronte. Qual era il suo livello di apprendimento, qual era il suo contesto sociale in cui viveva, qual era il suo livello culturale. Andavo a investigare su quali erano le sue ambizioni lavorative. Solo ad allora incominciavo a insegnare il mio lavoro e soprattutto dopo alcuni giorni di lavoro in cui inculcavo le fondamenta teoriche del lavoro, iniziavo un percorso pratico. Percorso nel quale l'alunno, permettetemi il termine da formatore, mi seguiva nelle mie giornate lavorative, accompagnandomi nei miei appuntamenti, le mie riunioni, per poi a fine giornata trarre dagli insegnamenti pratici su quello che era stato il nostro lavoro. In conclusione, questa è la vera strada, il vero percorso per poter prendere le reali competenze che servono per poter diventare un professionista pratico e soprattutto profittevole nel mio ambito. Come sempre, nel finale, se pensi che ti abbia detto qualcosa di giusto o che comunque ti va di argomentare, puoi tranquillamente qui nei commenti scrivermi la tua. E inoltre ti chiedo di iscriverti al canale per supportare il mio lavoro fatto finora qui su YouTube. Vi lascio nell'augurarvi una buona vita a tutti, sempre aste immobiliari, sempre difesa del debitore esecutato. Buona vita!